Grazie Presidente, io intervengo per insomma, dare manforte un po' a quello che dice la consigliera Celli. Non so se mi sentite, mi vedete perché vedo il computer bloccato. Io la sento, Ok, consigliere. perfetto, mi sentite? Allora, per dare manforte a quello che Sentiamo. dice la consigliera Celli, nel senso che condivido l'esigenza espressa poi nella mozione, nel senso che questo appunto super bonus è il momento, insomma, è l'opportunità che viene data, diciamo un po' in tutta Italia, alla possibilità di rinnovare il patrimonio edilizio, soprattutto appunto l'edilizia residenziale pubblica, soltanto che è appunto per questo che poi ci ha spinto, insomma, ad emendare la mozione, in tal senso che dal testo normativo, e in tal senso è uscita anche l'assessore al patrimonio prima di questa mozione, parrebbe negata questa possibilità di poter accedere a questo super bonus 110% agli enti locali, ma viene riconosciuta, come detto correttamente, poi dalla consigliera Celli alle ATER e alle IACP, quindi diciamo alle aziende che svolgono, appunto gestiscono il patrimonio residenziale pubblico, ma non attribuisce espressamente agli enti locali. Quindi se gli enti locali gestiscono, o meglio l'ente gestisce il proprio patrimonio ERP tramite un'agenzia, tramite un'IACP, ecco, è possibile fare adire a questo super bonus. Se invece lo gestisce direttamente, come il Comune di Roma, quindi tramite i propri dipartimenti e tramite le proprie strutture amministrative, parrebbe, da un'interpretazione che ci è stata poi confortata in tal senso dagli uffici, parrebbe non poter accedere a questo super bonus 110%. E allora, proprio perché noi condividiamo insomma, quello che è l'intento della mozione della consigliera Celli, noi abbiamo leggermente modificato, abbiamo proposto appunto due emendamenti volti a modificare la mozione nell'ultima parte, appunto, delle premesse, in cui appunto si dice che considerato che Roma corrisponde ai requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di in-house providing e che quindi potrebbe accedere a agevolazioni previste dal decreto rilancio, cosa che insomma ci è stata un po' negata, e questa interpretazione è stata confortata anche dagli uffici, e una parte del deliberato, quindi a porre in essere ogni iniziativa utile ad adottare ogni atto idoneo al fine di attivarsi verso il governo affinché appunto all'interno di questo decreto, insomma, al fine di prevedere all'interno della normativa la possibilità anche agli enti locali che gestiscano quindi direttamente il proprio patrimonio ERP ad poter usufruire di questo super bonus 110%. Io credo che l'intento e la direzione siano, insomma, le medesime che hanno spinto appunto la consigliera Celli a protocollare appunto la mozione, solo appunto una rettifica che non è meramente formale, ma che vuole indirizzare appropriatamente appunto questa mozione, e votate i quali appunto noi voteremo favorevolmente alla mozione. Grazie.